porti te in amministrazione. Ragazzi, 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 il nostro dottor Catania ha aperto una grossa novità. Faremo lo smart working. Contenti? Cioè? Cioè, lavoriamo da casa. Ma vi rendete conto, ragazzi? Io la mattina mi posso fare la mia bella colazione abbondante, tranquilla, senza correre. Sì, posso andare presto, vedo la mattina e saggi quanto mi pare. Sì, io finalmente posso dormire fino a mezzogiorno. E io la mattina posso andare a giro con la mia signora. No, nel senso che posso lasciare l'investigatore privato che la segue a casa e... E io invece posso navigare sui siti che mi piacciono, quelli miei, sì! Ma scusa, ma te non c'hai problemi di connessione a casa? No, in realtà non ho i soldi per pagare l'abbonamento e... No, non ho la connessione. Oddio, se ci penso però, la mattina da sola a casa a far colazione... Una tristezza. No, in effetti anche io in palestra da sola. Che ci fa? Non mi socchizzo nessuno, non mi tampina nessuno. Che ci può fare? E io svegliarmi a mezzogiorno, poi mi prendo un'avvilizione, una depressione, mi riempio di ansiolitici a bestia. Dottor Catania, buongiorno. Senta, mi permetto di dire una cosa a nome di tutti. Parlavamo di questa cosa di lavorare da casa, ma possiamo renderla non obbligatoria? Sì, perché francamente a noi il lavoro ci piace. Ma sapete che per la prima volta sono d'accordo con voi. Davvero? Ci ripensavo anche da solo. E mi sono chiesto, no? Ma poi, se noi applichiamo questa regola, succede che io vengo qua tutto il giorno. E che faccio? Senza i miei esseri inutile. È andata bene. Poi ci vuole anche bene. Ragazzi, ragazzi, il nostro dottor Catania ha aperto lo smart wonk. Dai, capo, non ci fermiamo, corriamo. Willy Wonka. Zitti!